Salve a tutti ragazzi, oggi sto facendo le corse per mettere giù delle piantine di melo M9 Topaz, cultivar Topaz. E queste piante sono state frigo conservate, ho preparato una buca dai 55-60 cm. Adesso devo mescolare il fondo della buca, del letame maturo e poi aggiungerò del Grena Life, sempre nella fase di mescolatura del terreno di base. Poi metterò le piantine. Una volta messe a dimora le piantine, farò un altro strato di grena e poi coprirò con il terreno superficiale. Questo è il terreno di fondo. Come profondità, sono andato alla profondità di una pala più che fa 30 cm più 10. Cioè, questo è tutto terreno mosso, ok? Adesso però devo aggiungere dell'amendante per renderlo più soffice. Il cesto d'impianto è 2,10 interfila, invece la distanza fra pianta è 1,5. Dovrò fare poi dopo la struttura di sostegno. Intanto provvisoriamente appoggerò le piantine su delle canne di bambù per il momento, perché il tempo è quello che è. Ok, facciamo subito questo lavoro e poi sposto un attimo la pianta. Metto nel terreno del letame compostato. Metto 900 grammi di grena. E adesso mescolo. Ok, dobbiamo rispettare il colletto che è qua, dove in campagna era coperto così, noi dobbiamo rispettare la stessa profondità. Ok, qui così. Dunque qui dobbiamo aggiungere del terreno, portarsi in quota. Ok. Bene. Di 100 grammi di grena e poi facciamo la copertura. Ok, adesso andiamo a prendere dell'acqua, bisogna mettere un bel secchio d'acqua per ogni pianta.
Ragazzi, allora eseguo la procedura come ho fatto prima, metto l'etame maturo, metto 900 grammi di grana, questo è un misurino che fa 900 grammi, mescolo il terreno, poi preparo la dimora. Preparo la pianta e cercherò di metterla in questa direzione qua, cercare di piegare un po' e poi, queste sono piante comunque difficili da sagomare perché hanno già 2 anni queste piante, dunque sono già belle robuste. Forse era meglio avere delle piantine da 1 anno per fare il guaio. Facciamo questa prova e vediamo poi i risultati. E questa procedura la dovrò fare per tutte queste 5 piantine. Ragazzi, ho completato la piantumazione di questi piccoli M9. Adesso sono provvisori, diciamo la struttura. Devo poi fare la struttura definitiva. Il primo ferro è a 50 centimetri e poi tutti gli altri ogni 30-33 centimetri c'è un ferro. Ok, questo è il mio altro piccolo esperimento. Vediamo come funziona. Adesso sistemo un po'. Avevo avanzato della terra, la sistemo vicino al colletto, ok, e dopo facciamo anche un po' di potatura. Dobbiamo fare iniziamo dal primo. Allora, vediamo come va. Dobbiamo eliminare tutti i rami che sono rivolti verso il basso. Ok. Intanto per cominciare, dopo faremo la finitura in seguito. Comunque, questi vanno tutti tolti. E anche questo qua, che è troppo grosso rispetto a questo qua, magari esile. Potrebbe essere messo proprio sul primo ferro che noi andremo a mettere. E così cominciamo a impostare il guaio. Stessa cosa anche qua. Questi qua troppo bassi. Guardate, un attimo, facciamo un grandangolo. Eccolo qua, questo qua è basso, va via. Questo è basso. Questo è basso. Questo qua è troppo basso. Anche questo. Quello là magari può essere piegato in su. Qua è troppo basso, anche questo potrebbe essere piegato in su. Ok. E cominciamo ad impostarlo. Aspetta, anche qui devo controllare la cima, anche qua tutto quello che va basso va rimosso. Bene. Passiamo al terzo. Allora, vediamo come è fatto. Anche qua troppo basso, 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 non è più piegabile anche questo. Gli altri invece sono tutti piegabili in su e anche questo leggermente in giù poi, quando ci sarà il ferro. E qua stessa cosa, dobbiamo creare solamente una cima. Ok, questa e questo qua forse potrebbe essere anche un futuro rametto nella zona apicale. L'ultimo, facciamo polizia, anche qua questo è troppo basso, anche questo non si può più piegare, teniamo buono questo, questo, questo e anche questo qua è troppo basso, questo forse no, neanche questo è troppo vicino a quest'altra branchetta, questo è troppo basso, questo qua è rotto, questo qua è ventrale e anche qua è rotto, niente, tiriamo via tutto. Ah, okay.
qua, l'ultimo invece è questo. Qua va via, troppo basso, troppo basso, troppo basso, troppo, anche questo robusto, non ce la faccio a dargli una sagoma a guio, anche questo, questo, questo e questo. E qui invece abbiamo tutte le cime rotte. Buono, io direi che come impostazione, come prima potatura di allevamento, non è male. Anche questo va via. Eccolo qua. Questo è il quinto, il quarto, il terzo, il secondo e il primo. Ragazzi, è stata proprio una corsa contro il tempo. Abbiamo sistemato questi meli e facciamo... mi sono dimenticato un ramo. Ok, troppa fretta. Niente, vi farò vedere poi il resto della potatura quest'estate. Quest'anno mi sono veramente trovato male. La stagione si è presa avanti, dunque devo correre. Devo ancora finire di potare alcuni miei meli. Comunque ce la faremo. Salve a tutti ragazzi e alla prossima. Ciao.